Oggi andiamo a testare la Sluice Box Prospector e la pompa idrometra. E speriamo anche di trovare un po' di oro. Guarda come lavorano bene, ha una pendenza del 10%, eh? Bella. Molto, molto bello. No, no, lavora proprio bene e guarda, forse si è fermato qualcosina qua. Questo è il bello della V. Questa V, lo vedi? Fa l'alberello di Natale dove si ferma il concentrato. Se è oro che si ferma lì, fa proprio l'albero di Natale. E qui le trappole girano, 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 eh? Guarda che bell'alberello di magnetite. Va come impazziscono. Sono perfette. Sono veramente perfette. Sono uno spettacolo, ragazzi. Non vedo l'ora di vedere qualche bel pezzettino che si ferma, perché queste lavorano veramente veloce, eh? Sì, sì, gli puoi sbattere su quello che vuoi. Aspetta, aspetta un attimo. Spettacolo. Alle prese con un super masso. Viene? Sì, sì, si è mosso lì di là. E si è fermata la magnetite, adesso ferma e andiamo avanti. Ma questa è una figata, solo magnetite, guarda qua, vieni a vedere. Adesso è stata ferma per mezz'ora, no, 10 minuti. Guarda, si è pulite tutte le trappole e ha tenuto solo la magnetite. Lì si vede un pezzo di piombo, ma penso che ci sia anche qualche pezzettino d'oro. Alla fine lo controlleremo. Però, ragazzi, un'altra mia invenzione, Ticino Gold Diggers, si supera ancora. È fermo, eh? Sì. Non si muove neanche a piangere. Aspetta. Eccolo lì, il primo puntino catturato dalla Prospector. Guardate che meraviglia, dove si è fermato e non si muove più. Però buttagli su roba e vediamo. Bravo, proviamo a vedere butta, cosa butta, succede. Butta. Vediamo se rimane ancora lì. Dov'è? È ancora lì. È ancora bloccato. Questo qui, ragazzi, si chiama la calamita dell'oro. Il tappetino verde, la calamita dell'oro TGD. È ancora lì, è sempre lì. E ha trovato il suo posto. Eh sì, dice che cazzo, ma che si muove da qua, che meraviglia. Sta andando al centro, però è giusto. È giusto così, perché la canalina di prospezione deve fare questo lavoro. Oh, non si muove. È sempre lì, non si muove. Ragazzi, la Prospector
col tappetino numero 2 ha lavorato, che è una meraviglia. Adesso laviamo e vediamo cosa ha trattenuto. Sono stati lavati 2 secchi di quelli neri che vedete lì, 2 secchi in 20 minuti. E adesso vediamo cosa c'è dentro. Allora, vedi la l'oro. Solo magnetite. Sì, tutta magnetite. Lì la qua c'è oro, qui c'è oro, qui c'è oro. Anche lì sopra ne avevamo visto. Qua sopra c'è un puntino, ma vedremo adesso cosa c'è nascosto dietro, sì, questo mare di magnetite. Sì, esatto, andiamo a vedere. Oh, tutto lavato alla perfezione. La mettiamo qui. Questa è la facilità. Ok. Qui ci abbiamo, per sicurezza, questa roba qua si rimette subito, perché sennò va a venire che la perdiamo. È pronta da rimettere in acqua. Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo fatto qua. Concentrato è veramente molto poco. È veramente molto poco ed è tutta magnetite praticamente. Tra l'altro, vedete che la sabbietta non c'è più. E tutto quello che ci è rimasto è materiale pesante. Quindi adesso andiamo a lavarla. Oh oh, si comincia a intravedere qualche bella pagliuzza. E adesso vediamo cosa abbiamo fatto con quei 2 secchi. Che carine! Due millimetri e mezzo, tre, bello.